Footbox. 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 Turismo, business, strumenti finanziari, edilizia, arredamento e design, food, fashion, innovazione, startup e B2B. Sono questi gli ingredienti messi in campo per la quarta edizione di Forumed, il forum che mette in rete tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Sono due giorni di lavori fatti con 25 paesi, con 250 aziende, con incontri B2B che permettono chiaramente alle nostre aziende, ai nostri associati del polo Abruzzo Quality e anche aziende che non sono iscritte al nostro settore, di approcciare su mercati esteri, su mercati che chiaramente rappresentano il bacino del Mediterraneo, dove l'Abruzzo si propone come porta centrale per i rapporti. È un bacino di 600 milioni di abitanti su cui noi intendiamo arrivare con le nostre aziende per vincere una sfida. Coltivare l'opportunità è proprio quella, questo è il titolo del nostro forum, che dà possibilità alle aziende di arrivare su questi paesi con la nostra tecnologia e il nostro know-how per dare uno sviluppo maggiore alle nostre imprese. Un progetto vincente, lo scopo è quello di promuovere lo sviluppo imprenditoriale, soprattutto attraverso il sostegno a progetti di sviluppo economico, internazionalizzazione, oltre al perseguimento, la nascita e lo sviluppo delle reti di impresa, fondandone la crescita sui principi della professionalità, dell'etica e della responsabilità sociale di impresa e puntando alla continua inclusione di imprese. La dimensione delle aziende medio-piccole, chiaramente, che non riescono ad affrontare per costi questi mercati, e attraverso i nostri servizi, attraverso il nostro consorzio, invece diamo servizi in grado di poter arrivare su questi paesi. Difficile anche pensare a quella che può essere la legislatura in caso di mercati esteri. Allora, come viene formata un'azienda? E intanto la microimpresa è fondamentale per l'economia, perché è un'economia sana, un'economia aziendale che riesce chiaramente a portare risultati. Attraverso una serie di sistemi, attraverso una serie di servizi e di opportunità che si offrono alle aziende, come internazionalizzazione, management, riusciamo a sopperire chiaramente queste mancanze alle aziende stesse. Quale può essere l'invito per le aziende che volessero affacciarsi nel mercato estero? Di cominciare chiaramente a vedere esattamente i paesi interessati ai loro prodotti e di chiamarci per interessarsi chiaramente al nostro forum. Basta andare a vedere il nostro sito per capire esattamente quali servizi offriamo e come lavoriamo chiaramente per loro. Nuovi strumenti per affrontare la crisi e trarne opportunità di sviluppo. In questa edizione l'Abruzzo presenta un'idea nata dalla regione Sardegna che mette in circolazione una nuova moneta immateriale e rivolta alle imprese presenti in un medesimo territorio. Si paga in servizi laddove la capacità produttiva rimane inespressa. Si chiama Abrexnet e ha già trovato il favore di 3.000 imprese nel suo territorio d'origine. I circuiti di credito commerciale in momenti come questo conoscono, diciamo, una notorietà e forse un'espansione più ampia, ma non siamo davanti a una crisi, siamo davanti a un cambiamento strutturale non solo dell'economia ma sociale e quindi servono strumenti non convenzionali. Attraverso i sistemi di credito commerciale le aziende possono scambiare tra loro beni e servizi che nel mondo euro non sarebbero scambiati, quindi il loro capitale è morto, come definirebbe qualcuno, comunque la loro capacità produttiva inespressa, e misurano questi scambi attraverso un'unità che è appunto una moneta complementare, nel nostro caso specifico l'Abrex. In questo modo l'Abrex può essere speso solo localmente e sembrerebbe apparentemente lontano da concetti di internazionalizzazione, ma in effetti lo scopo è rafforzare le imprese locali, le reti di imprese locali, perché possano aprirsi ai mercati internazionali con più forza, con più determinazione, anche in periodi complessi come questo. Cerchiamo di spiegare quale potrebbe essere un'operazione fatta in Abrex. Tipico, per esempio, un ristorante o un albergo che hanno camere vuote o tavoli vuoti. Questi tavoli che non trovano, diciamo, collocamento all'interno del mercato euro possono essere spesi, venduti in crediti Abrex
perché la gente continua ad aver voglia di andare in ristorante, ma la mancanza di liquidità, diciamo, blocca la vendita di questi tavoli vuoti. Ecco, il ristoratore che incasserà crediti Abrex potrà spenderli, per esempio, per acquistare vino da produttori locali, magari come quelli che voi avete, di livello molto elevato, e aumentare così la propria qualità offerta ai suoi clienti. Questo è un caso tipico che avviene anche oggi qui in Abruzzo, dove le imprese sono ancora poche, siamo veramente alla nostra presentazione ufficiale, ma che in Sardegna, che abbiamo 3.000 imprese, è la norma assoluta. E allora, visto che questa è un'innovazione da introdurre anche nel territorio abruzzese, come deve fare un'azienda per poter richiedere l'Abrex? Tramite il nostro sito può chiedere un abrex.net, può chiedere un appuntamento con i nostri consulenti che visiteranno l'impresa. Non ci si può iscrivere via web, ma vogliamo proprio per nostra struttura incontrare ogni imprenditore, valutare assieme a lui l'opportunità del lavoro che può essere svolto all'interno del circuito, e solo dopo questa valutazione si può procedere all'iscrizione, quindi poi ad essere messo in connessione con tutti gli altri operatori della rete. 25 paesi e centinaia di aziende presenti per incontrarsi, conoscersi e stringere accordi, raccontare le proprie opportunità e crearne di nuove insieme. Qual è l'immagine dell'Abruzzo che arriva e qual è l'opportunità per il Marocco? Il Marocco è un mercato che sta in crescita, quindi c'è tante opportunità per l'imprenditore dell'Abruzzo che possano andare lì e sfruttare di quelle opportunità che offre questo paese. Il Marocco è il primo paese nella riva sud del Mediterraneo che riceve il numero più alto di investimenti esteri, è il secondo in Africa, offre tante opportunità, è un paese stabile politicamente, un paese in crescita, abbiamo delle solide basi macroeconomiche, un paese che è cresciuto nelle 10 ultimi anni in una mezza del 4,8%, quindi c'è un clima d'affari molto, molto favorevole per le imprese e l'imprenditore dell'Abruzzo. Invece che cosa è per il Marocco l'Abruzzo? Come viene visto? L'Abruzzo, come l'Italia, viene visto dal Marocco come una regione bellissima dove c'è tante cose da fare, non solamente dal punto di vista turistico, sino anche dal punto di vista imprenditoriale. Conoscere tradizioni, abitudini e diversità per adattare l'offerta all'esigenza del mercato di riferimento. Gli incontri sono indispensabili per creare le condizioni di selezionare il mercato più adatto ad ogni azienda, con un occhio sempre puntato ai vantaggi commerciali offerti dal paese di riferimento. La prima cosa che chiedono gli imprenditori abruzzesi è la possibilità di poter dialogare con le aziende coreane, con gli interlocutori coreani, a livello di mentalità, nel senso che vogliono capire il livello di approccio quale debba essere, gli usi, le consuetudini, tutto quello che attiene alla cultura coreana, prima ancora di pensare al business, perché purtroppo sono mentalità talmente diverse che facilmente si rischia di offendere l'interlocutore. Quindi bisogna seguire tutta una serie di procedure culturali prima di poter serenamente affrontare un discorso di business, di cooperazione commerciale. Ovviamente a questi tavoli si cerca il vantaggio economico, le imprese cercano dove poter sviluppare al meglio il proprio mercato. Qual è il vantaggio che offrirebbe la Corea? Innanzitutto il fatto di apprezzare molto l'Italia, cioè l'Italia è vista come un paese pieno di cultura, pieno di arte, di una storia millenaria e di uno sviluppo economico che è frutto di queste tradizioni, quindi il coreano ci vede affidabili, questo è importantissimo, quindi l'affidabilità anche nel business, quindi voglio dire, noi tra gli stranieri, in Corea ci sono i tedeschi, ci sono i francesi, gli americani, siamo quelli che con i quali più facilmente un coreano si relaziona.
Tra i paesi emergenti si trovano le opportunità più favorevoli per le imprese in cerca di espansione. Per chi punta alla crescita, infatti, è possibile trovare incentivi e agevolazioni tanto preziose oggi per le piccole e micro imprese che costituiscono il tessuto economico abruzzese. Quello che io posso dire è che in principio Bulgaria non è così interessante come mercato. Non per altro motivo, ma il nostro PIL è lo stesso come il PIL del Marche, per esempio. Ma rendendo conto che noi abbiamo tassazione più bassa in Unione Europea, 10%, e rendendo conto che noi abbiamo costi operativi più bassi dell'Unione Europea, questo dà opportunità per una cooperazione tra le aziende abruzzesi e aziende bulgari per avere una sinergia, una più alta competitività sul mercato dei terzi paesi, sul base di questa cooperazione. Cosa chiedono gli imprenditori quando si siedono al tavolo? Prima di tutto per le condizioni che ci sono in Bulgaria, perché io penso che qui purtroppo noi non eravamo molto attivi fino adesso in Abruzzo, e per questo io penso che noi cominciamo quasi all'inizio con loro a spiegare che è la differenza tra Bulgaria e altri paesi, che sono le sue opportunità là. Finora si sono stretti accordi, gli imprenditori sono interessati? Io penso che sono interessati, io penso che dappertutto noi andiamo sono interessati, non per altro motivo, ma noi siamo membri di stati dell'Unione Europea, e regole sono uguali, adesso noi siamo anche così vicini, siete qui di fronte della nostra penisola, che non è possibile che non c'è interesse, perché anche le nostre aziende si interessano in cooperazione con aziende abruzzese. Si cerca sempre un vantaggio nel cercare di produrre, nel cercare di portare il mercato all'estero. Qual è il vantaggio che offre la Croazia? Ci sono tante condizioni da noi che offriamo alle ditte straniere, però non è facile entrare un altro mercato, un mercato nuovo, ma questa, come Forum Med, sono le possibilità per le ditte italiane che fare contatti con noi è una buona opportunità per loro. Cosa è necessario sapere per entrare nel mercato croato? Ci sono tante informazioni, la legge croato, le tassi, non so, informazione del mercato, come posso offrire le ditte nel Croazia e tanti altri. Quali sono i settori economici più trainanti? Turismo, agricoltura, industria anche, non so, ci sono tanti. Tanti e diversi comparti presenti alla Due Giorni di Pescara e molteplici le richieste dei mercati esteri, che arrivano spesso con le idee già chiare e con offerte già delineate per gli imprenditori abruzzesi. Vorrei trovare delle aziende abruzzesi che fanno delle cose molto particolari che magari adesso non ho come assortimento dall'Italia. Come si confrontano gli imprenditori abruzzesi per un mercato come quello della Russia? Lo conoscono? Cosa chiedono? C'è un grande interesse per uscire sul mercato russo e io sono qui per dargli una mano, per spiegargli come fare. L'Abruzzo ha già stretto rapporti commerciali oltremare mediante investimenti fondamentali come le infrastrutture, investimenti che hanno aperto mercati importanti come quello del turismo religioso. Oggi si punta ad estendere gli interessi anche ad altri comparti. I buoni rapporti tra la regione Abruzzo e il comune di Mostar, la regione Erzegovina, datano già dal 2009 con l'installamento dei primi voli in Italia da Pescara per l'aeroporto di Mostar. Questo collegamento ci ha permesso di anche installare successivamente anche i rapporti economici, quindi la presenza dei nostri imprenditori oggi qui e in tante altre occasioni nelle eventi fieristici in Bosnia e Erzegovina, in particolar modo a Mostar, questo lo dimostrano. Interesse e oltre a quello del turismo, dove abbiamo registrato veramente risultati imponenti, posso solo dire che il numero dei pellegrini che passano attraverso l'aeroporto di Mostar dal 2009 ad oggi è aumentato per 80%. Invece qui oggi siamo per parlare dei temi come l'energia, come commercio, come agricoltura, sviluppo rurale, progetti IPA, quindi tutti temi che ci interessano, perché siamo, come la città e come lo Stato, il prossimo paese all'ingresso dell'Unione Europea.
quali vantaggi avrebbero gli imprenditori abruzzesi nel cercare il mercato proprio di Mostar? Lei ha toccato proprio un tasto dolente, perché abbiamo notato che imprese italiane, specialmente quelle che provengono dalla regione Abruzzo, hanno delle difficoltà in questo momento molto difficile. Forse da noi la crisi si è sentita un po' di meno, perché siamo abituati a questi momenti difficili, però noi siamo un'economia in crescita con un PIL che cresce 6% e quindi siamo ben aperti. Ieri abbiamo avuto diversi tavoli, tavole rotonde, dove abbiamo discusso sugli incentivi, sulle possibilità di investimenti sul territorio del comune e della città di Mostar. Oltre a questo è molto importante dire che abbiamo ricevuto delle proposte molto interessanti sul settore dell'energia, specialmente sulla cosiddetta efficienza energetica. Abbiamo registrato un paio di progetti che ci interessano molto e poi abbiamo ricevuto anche le offerte molto interessanti per quanto riguarda il settore dell'edilizia e il settore dell'agroindustria. Io questo voglio anche sottolineare, che tutta questa collaborazione, anche sul punto di vista economico, oltre a quello turistico, è cominciata con la loro giunta del Gianni Chiodi e Alfredo Castiglione, e adesso, grazie a Dio, è proseguita anche con il Presidente D'Alfonso, e spero che noi con Abruzzo non ci legano solo i rapporti economici, ma una veramente sincera e profonda amicizia. Noi abbiamo anche uno stato politico veramente un po' complicato, perciò come obiettivo prioritario ci siamo posti apertura di nuovi posti di lavoro, perciò ogni impresa italiana che viene, fa commercio con noi, a noi ci benvenga, perché per noi significa posti di lavoro, per l'impresa italiana significa la ricchezza.